28 aprile 1992. Il presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, si dimette. La scelta matura in seguito alle elezioni del 5 e 6 aprile. Le motivazioni delle dimissioni fornite da Cossiga sono tre. Lo scarso risultato elettorale delle formazioni politiche storiche della Repubblica, il cosiddetto pentapartito di cui lui fa parte ed è stato vivo sostenitore, la difficoltà di trovare una maggioranza stabile in Parlamento e, contestualmente a ciò, la necessità per il Paese di avere un governo forte. Le dimissioni di Cossiga segnano l'inizio della fine della Prima Repubblica.